Uno spettacolo nello spettacolo, l'ultima replica del Siegfried di Wagner va in scena regolarmente al Petruzzelli di Bari, in quanto i lavoratori della fondazione, pur aderendo allo sciopero nazionale, garantiscono lo spettacolo e lo dichiarano pochi minuti prima dell'inizio dell'opera. Sul palco criticano quanto avvenuto in Senato sul decreto Bondi, una medicina che si è rivelata peggiore della malattia. Noi, sottolineano, avremo come controparte datoriale il Ministero e non la fondazione. Auspichiamo che il dibattito alla Camera abbia un esito diverso da quello avuto in Senato. E per mostrare cosa avviene dietro le quinte, alla fine del primo atto il sipario si riapre e va in scena il lavoro di tutti coloro che consentono la riuscita di un grande spettacolo. Abbiamo visto cosa succede dietro le quinte. Ed è una cosa che non sembra quasi mai si vede, perché un cambio scena, sipario aperto, è la dimostrazione che c'è una macchina che si muove, una macchina di uomini. C'è il rischio che con il decreto Bondi, che non ha fatto giustizia per niente, in quanto non è un decreto che interviene per ristrutturare o come dire fare la riforma di questo settore, è un decreto punitivo, lo definirei. Lei insiste perché non si faccia comunque eventualmente il concorso pubblico per le assunzioni? No, chiariamoci per favore su questo, deve essere molto chiaro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro all'articolo 1 è chiaro: la fondazione, per dotarsi di personale a tempo indeterminato, espleta i concorsi, lo dice il contratto di lavoro. Quello che non è accettabile, che è una forma, come dire, impositiva di legge, quella è una cosa pattuita tra noi e le fondazioni.